ritorno in Serie D 44 anni dopo, il Cannara capisce subito che in questa categoria se hai una palla gol clamorosa non puoi sbagliarla e se invece sbagli vieni subito punito. È tutta qui la sconfitta per 2-0 contro una Pianese che ha rischiato di capitolare dopo 3 minuti quando Wroblewski rinvia corto sui piedi di Raccichini che dal limite dell'area a porta vuota non trova incredibilmente lo specchio. Gol sbagliato, gol subito, diceva qualcuno, e al nono Goretti resta a terra, l'arbitro Luongo di Napoli, direzione da rivedere, non fischia. L'ex Foligno Catanese ringrazia e trova l'angolino che porta la Pianese sull'1-0. Il Cannara privo di tre fuoriquota, Ricci, Rondoni e tre quattrini, messo in campo da Farsi con un 4-3-1-2 con Miccio in porta, Lucaroni, Subicini, Ciurnelli e Mattia in difesa, De Sanctis, Goretti e Menchinella in mediana con Raccichini alle spalle di Giuseppe e Cardarelli. Prova a reagire con il capitano, ma c'è la bandierina dell'assistente Caputo a vanificare il tutto. 4-3-1-2 anche per la Pianese di Masi, con Wroblewski fra i pali, Grea, Bernardini, Gagliardi e Dell'Aquila a comporre il reparto arretrato, Ravanelli, Simeoni, Giacomo, Benedetti a centrocampo, con Catanese trequartista alle spalle di Buongiorno e Lorenzo Benedetti. Proprio Lorenzo Benedetti trova la magia al minuto 27, ma la sua conclusione è debole. Quando poi Raccichini si libera bene sul sinistro, sull'imbeccata di Cardarelli, Wroblewski c'è. In gol così ci va ancora la Pianese, che approfitta di questo svarione per siglare 2-0 firmato Lorenzo Benedetti al minuto 36. Prima dell'intervallo Simeoni serve ancora Lorenzo Benedetti che cerca il tris, ma Miccio risponde presente. Nell'intervallo Goretti non al meglio, lascia il posto a Camilletti con Menchinella da play nel centrocampo a 3 e proprio Camilletti sfiora subito il gol quando Luongo non fischia questo fallo netto su Raccichini con il numero 18 che buca la difesa toscana trovando però il piede di Wroblewski. Quando poi si accende Cardarelli al minuto 54 non c'è nessuno dei suoi a raccogliere il suggerimento in mezzo. Capitan Raccichini prova allora a sfruttare il pezzo forte della casa e Wroblewski si complica la vita sul suo calcio di punizione. Farsi getta nella mischia anche Bolletta, Fastellini e Balducci, ma a poco serve se i rossoblù continuano a sbagliare gol fatti come al minuto 86 quando Wroblewski bissa lo svarione del primo tempo regalando palla stavolta a Camilletti che non riesce però di nuovo a segnare. A sfiorare il gol così è ancora la Pianese con il neo entrato Ferraro che in pieno recupero impegna Miccio che allontana in angolo e fissa il definitivo 0-2. Noi dobbiamo capire che veniamo da stagioni vincenti o comunque stagioni fatte con obiettivi per vincere. Quest'anno dobbiamo metterci in testa che dovremo fare un campionato di sofferenza, perché questa è la realtà del Cannara. Se lo capiamo andiamo avanti, se no diventa difficile, perché comunque come la Pianese troveremo altre squadre che probabilmente saranno fra virgolette superiori a noi. Questo non vuol dire che andiamo in campo rimessi o che entriamo in campo per perdere, ma significa che affrontiamo squadre che ci hanno più di noi in questo momento, sia per esperienza come dicevi tu, che magari davanti alla porta non sbagliano e noi sbagliamo, sia per altre, per fisicità o per altre questioni. Quindi dobbiamo essere bravi in questo, non dobbiamo deprimerci assolutamente se andiamo sotto nel punteggio. Poi oggi era la prima, c'era sicuramente emozione nei ragazzi che sono entrati in campo contratti. Però c'è stata la palla gol, come dici tu, che poteva magari regalata dagli avversari, ma che poteva mettere la partita su linee diverse. Non l'abbiamo sfruttata, subito dopo abbiamo preso il gol del 1-0, lì siamo andati in difficoltà. Poi con delle sostituzioni ho provato a cambiare qualcosa, siamo anche riusciti, perché i primi 20 minuti del secondo tempo siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Purtroppo anche lì abbiamo avuto una palla che non abbiamo concretizzato e poi la partita pian piano è sfilata via verso la fine. Però ripeto, ecco, noi a cominciare da domenica Bastia, che reputo che sia una squadra che come noi dovrà lottare per il discorso salvezza, dobbiamo pensare a un campionato che probabilmente dovremo giocare con 7, 8, 9 compagini, ce ne saranno altrettante probabilmente superiori a noi, con la quale giustamente renderemo la vita difficile, proveremo a vincere, ma che dovremo anche a volte alzare le mani e riconoscere i meriti degli avversari. Oggi la squadra avversaria ha dimostrato di essere più forte. Sì, ma era logico che il Cannara nel secondo tempo provasse il tutto per tutto, ci ha messo, ha alzato ritmi, anche direi ritmi di partita, l'ha alzati loro, noi forse l'abbiamo abbassati un po' troppo, ma soprattutto l'abbiamo abbassati male perché non siamo stati compatti, ci siamo un po' allungati troppo e questo siamo andati per un quarto d'ora, siamo andati in difficoltà, mentre del primo tempo sono completamente soddisfatto.